Hola, salve a tutti, sono Vera ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Magisite dove faremo l'arciere, perché tantissimi di voi mi hanno chiesto di fare l'arciere e quindi facciamo l'arciere. Facciamo l'arciere col codino, anche se comunque mettendo questo cappello non si vedrà. E dall'ultimo episodio sono riuscito a sbloccare qualche altro cappello, se non erro. Non lo so, questi sono comunque i nuovi cappelli. E prima ho fatto un'altra run con l'arciere ed effettivamente forse l'arciere è anche più forte del mago. Perché a livelli alti riesce a togliere davvero tanto. Comunque, più di 100 a colpo, quindi. Ho sbloccato questo cappello, che sembra molto carino, però comunque andrò con il cappello da Robin Hood per avere più destrezza. E inoltre, ho sbloccato anche un nuovo amichetto, ovvero il Little Beetle. No, sta bene dove sta e utilizzerò questo. E quindi partiamo! Ok, quindi rieccoci qua con il nostro arciere e abbiamo un arco, perché un arciere senza arco, vabbè, poi abbiamo un'armatura di ferro e adesso stiamo andando in un nuovo posticino che ho visto un po' di volte, però voi non avete mai visto, ovvero questo posto di ghiaccio. Boom, dove one shot le cose, perché sì, gli arcieri effettivamente sono forti, fanno un bel po' di danno e sto usando delle semplici... frecce di pietra. Ne sto uccidendo i cosettini scemi con le frecce di pietra, però va bene. Comunque, questo dungeon è bellissimo. Mi piace tantissimo perché è tutto ghiacciato e le cose ghiacciate di solito mi piacciono, tipo biomi e cose piene di ghiaccio. Oh, la Madonna. Mi piacciono. E abbiamo trovato un mini boss. Questo tizio. E vediamo un po' le abilità del nostro arciere. Sono quella di tipo richiamare un lupo, quella di aumentare la destrezza, quindi fare più danno. E l'abbiamo già ucciso, vabbè. E poi quella di... Wow, questo viene da me. Quella di richiamare una frecciona enorme. Eh sì. Però la mia abilità preferita dell'arciere, che purtroppo non abbiamo preso, wow, in questa run, è quella di poter sparare tre frecce contemporaneamente, che mi piace tantissimo ed è anche parecchio forte. Poi ce n'è anche un'altra per la velocità, se non erro. E queste sono le 5 possibili skill dell'arciere. Dovrebbero essere queste le 5 possibili skill dell'arciere. E in questa run non so perché sto prendendo un botto di danno, ma incredibilmente tantissimo danno. E ho pochissime pozze. E vai. Che bello. E spero di riuscire ad arrivare in un certo bioma in questo dungeon. Spero di riuscirvelo a far vedere. Perché in questo certo biome ci sono delle armi che sono la fine del mondo. Che ogni volta che riesco a trovare la porta ci entro sempre, però è abbastanza rara, non lo so. Perché non la trovo chissà quante volte. Un altro mini boss. Wow, attenzione. Ah, ok, adesso guardiamo l'altra skill. Oh, freccia. No, ok, ho usato la dex aumentata. Ouch. Aspetta. Usa l'altra! Cristo, con X. Eh sì, questa è una cosa tipo che non mi piace tanto. Cioè, amo Magisite in tutti i suoi aspetti. Però se devo dire una cosa che non mi piace di Magisite è che non si possono settare i punti dove mettere le skill. Nel senso, non posso scegliere l'ordine delle skill. Senza cambiargli i tasti o cose simili. Questa è una cosa che mi dà davvero fastidio. Che ero abituato, perché prima ho fatto una run lunghissima con un arciere. E questa skill qua era su Z, no, su X. E stavo premendo X per attivarla, invece no, dovevo premere C. Dato che è l'ultima skill che ho sbloccato. Ok, non c'è il piccone di diamante da comprare. Comunque... Eccoci qui, arrivati nel dungeon che vi avevo detto l'altra volta e oh mio Dio, cioè prima, non l'altra volta, cioè prima. E ci sono delle farfalle che sparano Rasengan volanti, ok? E sti cosi strani, non ce la faccio ad ucciderli con un colpo, no. Comunque in questo dungeon, che è una figata, è bellissimo, mi piace tanto 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 tanto, un po' come l'insalata, è molto buona. E, che cosa? Ah, mangiate le verdure! Un mimic lì sotto. Oh, che bella cosa che mi ha dato il Mimic. Ah! Ouch! Questo dungeon tipo mi piace tantissimo, mannaggia se è difficile però.
Troppi. Troppe sullo schermo. Vai, cagnolino, distruggi. Vabbè. Però non vale che tipo la farfalla può attaccare me. Io non posso attaccare la farfalla. Cavolo. Ciao, lupo. Pacchiotto. Comunque, è uno dei dungeon che preferisco. Se non il mio preferito. Però, porca miseria. Mannaggia. Perché ci sono queste cose verticali che vanno sopra e sotto, che non sanno mai dove dove si fermeranno. E poi ci sono quelle farfalle del cavolo. Le odio. Le farfalle. Quelle farfalle. Farfalle in generale, no. Che sono degli insetti carini. Ma. Queste farfalle bianche che sparano mortadelle non mi piacciono. Comunque, tu che hai qua dentro? Ok. Un cavolo. E le ceste. Fanno male. Le ceste di questo dungeon sono a dir poco fantastiche. Oh, salve farfalla. Aspetta, pam. Pam, perfetto. Oh, attenzione. Perché si possono trovare degli armamentari, chiamiamolo così, bellissimi. Lì c'è una cesta. Lì c'è una cesta. Speriamo. Prima vi ho detto che avevo fatto tipo quella run, ne avevo trovate 20.000 di quelle cose. Quindi speriamo di trovarle anche adesso. Un anello con gli HP, buono. Perché sì, qui in Magisite ci sono anche gli anelli. E tipo, nella run di prima avevo trovato 20 anelli con destrezza. Invece adesso non ne ho trovato nemmeno uno. Dai, ti prego. Ah, oh, non c'è nemmeno qui dentro. Però qui c'è il Total Biscuit, che ci dà tanta vita. E la mia vita va oltre la barra qui dietro. Ho 71 di HP, però non li riuscirò mai a riempire 71 HP. Perché mi faccio colpire ogni 5 secondi. Quindi... che ci sta sta roba, ok. Portiamocela. Vieni qua. E quindi continuiamo la nostra avventura in questo dungeon da paura. Per le rime fantabolose. Oddio, riesce sempre ad attaccare. Oh, lì sopra ce n'è un altro. E muori. Ecco. Quando disprezzo una cosa, questo è il suono che emetto. Quindi vediamo se riusciamo a trovare sto cacchio di coso. Ok, lì c'è un'altra chest. Ah! Via! Ok, attenzione fasce di luce. Tolgo un botto. Vieni qua freccetta, ok. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ma che cacchio! Uffa, è uscito un altro anello che mi dà magia. E non mi servono gli anelli che mi danno magia. Mi dammi la roba. Ah! Porca miseria. Quante sono lunghe le barre però, eh? Queste barre sono incredibilmente lunghe grazie a questo coso di fuoco volante che mi aumenta, diciamo, i bonus che ricevo quando livello. Per questo le... aspetta, quella è verde! Dovrebbe darmi destrezza! Eccola! È stata droppata! Però c'è troppa roba! Ma muoio! Vieni qua! Aspettate, ok. Allora... odio avere troppa roba nell'inventario... your stomach e vabbè. Crepate tutti. Che vado in panico quando ho un sacco di roba nell'inventario. Allora, via. No, la roba è scomparsa, porca miseria. Però almeno sono riuscito ad ottenere questo coso, che è una figata. Ovvero una fatemi mangiare anche un attimo. Ok. Una balestra laser. Allora, vediamo di trovare qualcosa. Oh, ok. Abbiamo finito. Va bene. Comunque, questa era il dungeon delle cose laser. Perché in questo dungeon poi si può anche trovare tipo una spada laser. Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento. Ma non per quella cosa, un milione di like, sono il più figo di tutti. Oh yeah. Ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.